Guardi Reason for My Trouble è uscito a 4 anni di distanza dal penultimo. Ed è il nostro quarto album e a differenza degli altri dischi noi abbiamo sempre fatto dischi abbastanza uno ravvicinato all'altro, cioè ogni anno facevamo dischi. Questo disco qua ci siamo presi un po' più di tempo perché volevamo insomma farlo con calma. L'altra sono passati 4 anni e in più diciamo che non avevamo nessun tipo di pressione da etichette, non sapevamo ancora per chi farlo uscire, tanto che abbiamo deciso di farcelo uscire da soli con un'etichetta che abbiamo fondato quest'anno. Non abbiamo usato nessun computer, non abbiamo editato niente, abbiamo fatto le basi in presa diretta, chitarra, batteria, poi ci abbiamo sovrainciso il resto, però tenendo gli errori, tenendo le imprecisioni, tenendo tutto quello che... non correggendo niente. Il punto di riferimento resta sempre appunto certo rock and roll o pop degli anni 60, sia inglese che americano. C'è tanto folk, c'è tanto country, c'è blues, c'è punk, in generale insomma quelli che più ci ispirano come songwriting sono, non so, i Kinks, Rolling Stones, Dylan, i Byrds. Sono stati a nostro parere i migliori gruppi della storia della musica pop, almeno sono usciti in quel periodo e noi siamo molto legati sia a quel tipo di suono, a quel tipo di immaginario, a quel tipo di estetica. E... ci piace la roba comunque un'immagine calda, se volete anche un po' sporca, ma non ci piacciono le produzioni attuali, moderne, dittate, digitali. Non è che abbiamo, non sono scelte che abbiamo deciso, abbiamo sempre suonato questo, abbiamo sempre voluto registrare in quella maniera, abbiamo sempre voluto fare le cose con quel tipo di immagine e di suono.